Benvenuti in questo video, benvenuti. Fallo pentire di averti lasciata. Ecco i due metodi da applicare. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E adesso veniamo al tema. Fallo pentire di averti lasciata. Ecco i due metodi da applicare. Allora, se lui ti ha lasciata e poi magari non ti risponde i messaggi, è inutile che ti poni la domanda perché non ti risponde, perché se si è allontanato. Intanto i motivi ce l'avrà soltanto lui nella testa, tu potrai proiettare delle cose, ma non ti dirà nulla, è al limite soltanto le tue idee. Il silenzio, diciamo, di una persona con la quale hai avuto una relazione, un allontanamento, può disturbarti sicuramente emotivamente, può creare uno shock emozionale. E questo può far sì che, diciamo, può condurti molto rapidamente, diciamo così, a commettere degli errori. Ci sono però, diciamo, delle soluzioni per intanto accettare, perché non puoi far altro che accettare il suo atteggiamento. Io parlo come se fosse un uomo, diciamo, che si è allontanato, ma tieni presente che le stesse identiche cose puoi applicarle quando una donna si è allontanata. Quindi questi video, diciamo così, sono applicabili sia agli uomini sia alle donne. Allora bisogna cercare di capire, di accettare l'atteggiamento e interpretare, cercare di porre in essere le azioni migliori per invertire la tendenza, per far sì che inizi di nuovo a cercarti. La prima cosa da fare, fondamentale in queste situazioni, è non farsi prendere dal panico. Nonostante la voglia di telefonare, nonostante la messaggite acuta, diciamo così, quando una persona si allontana, ti lascia e rifiuta il dialogo, se tu cerchi di forzare le cose, se tu cerchi di messaggiare in modo improprio, diciamo così, o comunque mandare un messaggio dietro l'altro, otterrai, diciamo, delle situazioni sempre peggiori. Otterrai il fatto che questa persona si allontanerà, indietreggerà ancora di più. Quindi devi imparare a controllare le tue emozioni per iniziare a, diciamo, analizzare il comportamento e cercare di trovare quella che può essere la fonte del problema. Normalmente le persone ti lasciano o per un motivo logico-razionale, cioè, come dire, non ti vedono la persona giusta fondamentalmente per età, e quindi non c'è un cazzo da fare qua, per età, perché sei troppo giovane o troppo vecchia, per status sociale, sei troppo acculturato o troppo poco acculturata, per status economico, sei troppo ricco o troppo povera. Normalmente diciamo che vale che una è troppo vecchia, troppo povera e troppo deculturata, diciamo così, ma non è detto, potrebbe anche essere il contrario, se è vero il verso, può essere vero anche l'inverso, e quindi se la persona è iperlogica, da questo punto di vista non c'è niente da fare. Se gli è venuto anche a scoppio di te ha dato questo, devi fartene una ragione. L'unica cosa, eventualmente, non è agire direttamente, perché questo tipo di allontanamento per cause logiche lo fanno proprio le persone iperlogiche, non le persone emotive. Le persone emotive ragionano diversamente. E quindi quello che potresti fare è trovare il suo grillo parlante. Ogni persona iperlogica ha un grillo parlante, ha una persona, diciamo, della quale si fida,
che potrebbe dargli delle istruzioni, che potrebbe convincerlo. Quindi se l'amico del cuore, l'amica del cuore, che se gli dice: guarda che secondo me hai fatto un errore a lasciare Tizia, a lasciare Caio, perché nonostante sia più vecchia di te, dove la trovi un'altra persona così? D'altra parte poi i figli, anche se non può più averne, non è quello importante nella vita, sai, l'importante nella vita è stare bene, l'importante nella vita è essere felici. Questo è un qualcosa che tu devi prendere in considerazione, perché se tu non prendi in considerazione queste cose, non riuscirai ad ottenere nessun risultato da questo punto di vista. Invece, i risultati devi imparare ad ottenerli, devi imparare a cercarli, devi imparare a svilupparli. Questo è il primo punto fondamentale, la prima cosa fondamentale che devi imparare a fare. Quindi far sì che questa persona si renda conto che ha commesso un errore, ma non devi dirglielo tu, deve dirglielo una persona di cui si fida e quindi tu dovresti agire direttamente su questo. Altrimenti, se non ci sono queste chance, come dire, dovrà lui farsi una ragione, o lei farsi una ragione che il suo motivo logico era un motivo fallace. Deve perdere praticamente la motivazione sostenibile al suo motivo logico. Se il motivo è emozionale, è più facile riconquistarlo da un certo punto di vista. Motivo emozionale vuol dire che tu non gli hai più dato emozioni. E allora la relazione è andata un po' a decantare perché non hai più dato emozioni. E allora l'unico modo per dare emozioni è ricostruirti, diventare più bella, diventare più o bella o interessante, intrigante, affascinante, e frequentare altre persone, come dire, perché altre persone che ti trovino interessante. E questo è fondamentale. Non ci sono altre situazioni. Altre motivazioni per cui potrebbe essere allontanati che tu hai messo dei vincoli logici che li hai tartassato, ah, dobbiamo sposarci, qua dobbiamo fare là, dobbiamo fare 3 figli, e allora si è allontanato per questo motivo, perché hai messo subito vincoli logici senza avere il giusto potenziale. Lì si trattava di acquisire il giusto potenziale, e acquisendo il giusto potenziale potrà comunque tornare. Però in questi casi, per spingerlo a impegnarsi, diciamo così, e considerare la vita di coppia come una vita appagante, il secondo trucco, tra virgolette, è quello di punirlo. Significa andare con altri, iniziare un'altra relazione. Uno è, come dire, abbiamo detto, il primo metodo è quello di ricreare tutto, ma il secondo è quello proprio di iniziare a frequentare altre persone. Iniziare a intraprendere un'altra relazione. Ecco, questo con una persona che tu dovresti trovare in qualche modo, comunque lui dovrebbe percepire questo. Ecco che questo genera, va a sbloccare un po' le emozioni, perché sotto l'influenza delle emozioni, in questo caso sarà lui che sarà sotto l'influenza delle emozioni, tenderà a reagire, tenderà a fare qualcosa ed è probabile che cercherà di riaverti, cercherà di riconquistarti. Questo è un qualcosa che accadrà molto, molto, è molto probabile che accada. Ecco, quindi questi sono i due metodi che tu puoi utilizzare, diciamo, due metodi molto validi per farlo pentire di averti lasciata e recuperare la relazione quando è recuperabile, ovviamente, perché se non è recuperabile, devi farti una ragione e guardare oltre. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente iscriviti al canale attivando la campanella.